Ma allora come ti senti? È difficile. Emozionata, soddisfatta. Già mi mancano le parole. Impaziente di affrontare i nuovi progetti che ci aspettano, impaziente di condividerli con chi mi segue con tanto affetto, che mi dà sostegno, che mi dà carica, che mi dà energia. Quel io ce la posso fare, quel noi ce la possiamo fare è comune, è nostro, ci appartiene. Io ce l'ho sotto gli occhi. 6 anni della mia vita, 6 anni del mio lavoro concretizzato in qualcosa che oggi da bruco si sta trasformando in farfalla, che coinvolge tanti aspetti della mia vita e che mi dà la soddisfazione di sapere che non sto facendo soltanto una cosa per me stessa, ma per chi mi vuole bene, per i miei cari, per le amiche e gli amici che mi seguono e che sono, diciamo, il motore di tutto questo. Se qualcosa si è realizzato, se qualcosa si sta muovendo, è perché ci siete stati. Io ci sono stata per voi e voi ci siete state per me in un sostegno reciproco che non è stato mai dettato dal bisogno, ma dalla voglia di condivisione e dalla voglia di riconoscerci, di solidarietà, di affetto, di amicizia. Che dirvi? Vi voglio bene e lo sapete. Quanto sei bella, mamma, sei emozionata. Vabbè, C'ho la lacrima facile. ma mo ci vogliamo fare questo sito. Sì, tanto lavoro, tanta ansia perché sta migrazione era difficile da fare, tanta roba. Comunque è bellissimo, sono orgogliosa, tutto colorato, tutto diviso per sezioni, la ricerca è più facile. Magari un giorno avete voglia di realizzare una ricetta velocissima, facilissima, troverete una sezione dedicata mettendo l'ingrediente nella ricerca con il cuoricino, oppure per esempio troverete una sezione a me carissima che sono i lievitati, dove dentro ci sta la mia e la vostra passione. Sezioni dedicate agli antipasti, ai primi, ai secondi, ai finger food, alle ricette senza glutine, vegane. Insomma, navigate, navigate, navigate. Qui sono sempre io, ormai mi conoscete. Poi la novità, questo cuoricino in cui scrivere l'ingrediente o la ricetta e avrete a disposizione tutto ciò che è contenuto nel sito. La divisione in sezioni, antipasti, primi, secondi, dolci e lievitati. Le categorie speciali, il libro da cui tutto è iniziato e la dispensa per avere a casa un po' di me, ma a cui stiamo ancora lavorando. Le interviste. Le ricette sono inoltre tutte molto dettagliate, perciò se tutto questo vi è piaciuto, seguitemi sui canali social. Ca! Simsalabim, eccomi qua. Perché? Meno male che sia arrivato. Guarda, perché ho da condividere con te una cosa bellissima. Questi sono i veri traffici che devi fare la mattina. Vedi? Fammi vedere, che cosa c'è? Guarda, per esempio, tu un giorno vuoi preparare l'insalata di fava e pecorino, non ti Sì? permette, però condividila con i tuoi amici. Vedi, torta di mele rovesciata, tu non ti azzarda mai che tu fai solo finta. Involtini di vitello, guarda quanto è buono, ma guarda qua, guarda il menù a cuore. Cosa vuoi cucinare oggi? Hai visto com'è? Io che voglio cucinare. No, tu no, tu c'hai suggerire ricette mie, tu non devi esprimerti. Guarda, guarda, ma vedi com'è colorato, tu che ami i colori, no? Bello, bello. Guarda, guarda che bel lavoro hanno fatto, È guarda, veramente molto guarda bello. tu. Grazie a tutti, un abbraccio.